invece con la stessa ordinanza ma non si è mai vista una cosa del genere. E tu nel frattempo vendi i ristoranti, il levato i ristoranti, i fratelli Mari. Ti sento, eh? La mogliere. Ma lasciamo questo. Se non vi muovete. Una volta, no. Bisogna salire e attrezzarsi, il quello là. Il parroco con le mani protese verso la Madonna per prenderla, gli hai chiesto, quindi ci siamo, Luca Corbellotti, comandante del gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna. Prova, ok. Allora, ragazzi, chi faccia? Allora, questa mattina alle 5 in Angri, personale del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, ovviamente anche personale della ROS e di Nocera Inferiore, hanno catturato Maturo Francesco, del 70, che era l'attuale reggente del clan Fabrocino, clan che ha l'egemonia su San Giuseppe Vesuviano e tutti i comuni limitrofi dell'area nolana. È un importante risultato, Maturo era inserito nell'elenco dei latitanti pericolosi e ancora una volta viene decapitato, diciamo, alla reggenza del clan Fabrocino, che è ritenuto uno dei sodalizi mafiosi più pericolosi dell'area della provincia di Napoli. Nei quali erano specializzati? Ma i settori spaziano, sono, diciamo, estesi e vanno prevalentemente ad interessare il settore delle estorsioni e la gestione delle aziende, con l'investimento di capitali illeciti nell'apertura e nella gestione di nuove imprese.